non soltanto in Italia, però in Europa in generale, manca l'educazione musicale. Allora il nostro dovere e la nostra responsabilità è di portare questa musica e fare scoprire la lirica. Ha ragione il sovrintendente, c'è bisogno di avvicinare il prima possibile i giovani alla musica, è un'altra grande opportunità. La grande musica classica si avvicina agli studenti delle scuole col progetto Tosca per la città, un calendario di appuntamenti dedicati ai ragazzi che per 3 mattinate potranno assistere a una versione ridotta del capolavoro pucciniano con l'orchestra del Teatro San Carlo diretta da Maurizio Agostini e l'interpretazione degli allievi dell'Accademia del Teatro. Adesso sarà più o meno 4.500 giovani che vengono e per l'anno prossimo abbiamo deciso almeno di raddoppiare, quindi fare sempre di più per queste scuole. Io tengo molto a queste cose. Per me è fondamentale, è lo stesso livello di importanza che la programmazione lirica per me. Il Comune di Napoli, come dire, vuole essere accanto al Teatro San Carlo, che è un teatro pubblico, per operare nell'interesse ovviamente dei cittadini, soprattutto dei più giovani, avvicinando i ragazzi alla musica, alla cultura, alla bellezza. Realizzata col Comune di Napoli e con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'iniziativa promuove l'educazione musicale dei bambini e degli adolescenti, anche per compensare la fragilità educativa di alcune aree socio-territoriali e sostenere un diritto diffuso alla cultura. L'idea è anche quella di ampliare quelle che sono le progettualità che abbiamo a Vigliena nelle Officine San Carlo sui mestieri del palcoscenico. Quindi invitare i giovani a fare dei percorsi nelle nostre officine e quindi tutti gli istituti tecnici che declinano i vari indirizzi per farli venire da noi a scuola di mestiere praticamente del teatro.